Ciao ragazzi, eccoci alla prima recensione di questo 2018 e questa volta vi andrò a recensire una cassa della Yamaha modello WX010. Allora, che cos'è questo prodotto? È una cassa multimediale, quindi utilizzabile per riprodurre audio proveniente dal vostro smartphone. Ed è dotata di un sistema chiamato appunto Yamaha Musicass che permette quindi di gestirla completamente tramite app. Basta infatti scaricare con il vostro smartphone sia Android che Apple l'app gratuita direttamente dal Play Store oppure dall'Apple Store per avere la gestione completa tramite app del proprio cellulare, così da poter configurare al meglio la cassa e soprattutto decidere quale streaming audio far riprodurre. Quindi è possibile utilizzarla per moltissime modalità di utilizzo, quindi ad esempio per riprodurre l'audio proveniente dalle stazioni internet radio oppure dagli MP3 presenti all'interno del vostro telefono, ma anche possibile riprodurre l'audio proveniente dai servizi audio quali magari Spotify e altri programmi del genere, o anche utilizzare il proprio computer come centro multimediale da cui puoi sfogliare diciamo gli MP3 da far riprodurre su questo impianto. Allora, la caratteristica principale è quella di essere un prodotto ovviamente Yamaha, quindi un prodotto di un'ottima marca dal punto di vista audio, che consente di avere un volume, nonostante le dimensioni piuttosto compatte, un volume, come vi dicevo, piuttosto alto e soprattutto che non distorce anche a un regime di volumi piuttosto elevati. Questo vi consente quindi di avere in poco spazio una qualità audio e un volume massimo piuttosto elevati, grazie al fatto che all'interno di questa cassa sono presenti due casse, ovvero un tweeter per gli alti e un woofer per i suoni più bassi e più cupi. Ed inoltre ci sono lateralmente, quindi sul lato destro e sul lato sinistro, due casse di risonanza passive che quindi amplificano e producono un effetto di risonanza che appunto permette di avere un audio ancora superiore rispetto ad una cassa singola senza cassa di risonanza. Per quanto riguarda il peso, nonostante l'oggetto sia relativamente piccolo, come potete vedere rispetto alle mie mani, è piuttosto massiccio e pesante. Infatti pesa circa 1,7 kg, se ben ricordo. Ed è possibile sia poggiarla grazie a questi piedi che vedete gommati qui sul fondo, che permettono di poggiarla senza far trasmettere le vibrazioni provenienti dalla cassa su supporti quali mobili, eccetera. O volendo è possibile anche appenderla. A tal proposito, io ho già installato i quattro gommini in dotazione e vedete c'è un gancetto che vi consente di ancorarla tramite una vite ad un muro o una parete per poter fissarla al parete. Oppure c'è la predisposizione con vite standard per fissarla magari su degli stand, su dei paletti, diciamo, per poterla mantenere in piedi, magari dietro al divano e così via. In dotazione c'è ovviamente il cavo di alimentazione, questo che ho scollegato in questo momento, e come potete vedere c'è una porta micro USB che serve solamente per gli aggiornamenti, quindi fondamentalmente c'è, ma fate finta che non ci sia in quanto non potrete utilizzarla. Mentre c'è una porta LAN perché è possibile collegarla anche tramite cavo di rete. A differenza di molte casse in commercio ultimamente, la connessione è presente sia in modalità Bluetooth, ma anche e soprattutto in modalità Wi-Fi, ovvero si connette direttamente alla vostra rete ed è sempre disponibile sulla vostra rete, quindi dovete avere in casa ovviamente un impianto Wi-Fi che vi permette di avere appunto una rete domestica. In questo modo questa cassa è sempre disponibile sulla vostra rete e potrete comandarla da qualsiasi stanza direttamente nella vostra casa, quindi non serve essere a portata di, diciamo, di azione come nel caso di una connessione Bluetooth che in campo aperto ha circa 10 metri di portata, ma tramite Wi-Fi si ha praticamente una possibilità di gestirla da qualsiasi punto della vostra abitazione. Una caratteristica molto importante è il fatto che questa cassa è dotata di funzione multi-room. È quindi possibile collegare più apparecchi di questa serie Musicass, non per forza questa cassina, ma altri apparecchi simili, sempre Yamaha, quindi ad esempio soundbar, impianti, casse più grandi, casse doppie, eccetera, e gestirle completamente tramite l'app Yamaha che vi dicevo. Nella confezione, oltre alla cassa, c'è ovviamente una serie di manualistica, foglietti, eccetera, che vi spiegano più o meno come utilizzare la cassa e come configurarla nelle varie impostazioni. E sulla parte alta abbiamo quattro tasti touch che vi permettono di accenderla e connetterla, di alzare e abbassare il volume, di mettere in play pausa. E in più abbiamo tre LEDini bianchi che si accenderanno per indicarvi se è accesa, se è connessa alla rete Wi-Fi e se è connessa alla rete Bluetooth. L'utilizzo è quindi piuttosto semplice, anche se per alcune configurazioni serve un minimo di manualità, più che altro se volete utilizzarla
magari tramite connessione Wi-Fi e andare a sfruttare il PC come centro multimediale da cui prendere le tracce. In questo caso, infatti, bisogna abilitare una serie di servizi di Windows. E quindi diciamo è una modalità di utilizzo un po' più complessa, ma in realtà tramite app è davvero semplice da gestire. Come vi ho detto, l'app è presente sul Play Store o sull'Apple Store e l'icona è questa che vedete in questo momento, quindi la M di Musicast su un'icona grigia e la scritta Yamaha per appunto richiamare il marchio. Mentre l'avvio, vedete, una volta avviata l'app, ho all'interno la serie di dispositivi della serie Musicast presenti nella mia rete domestica. In questo caso è ovviamente possibile inserire un'icona, un'immagine di fondo, in questo caso io non l'ho inserita, ma ho presente in casa due apparecchi e quindi vedete che sono presenti sia una soundbar che questa nella parte alta, che quest'altra cassa che ho chiamato cassa piccola, quindi il nome diciamo, l'ho dato io a priori per poter riconoscere facilmente il prodotto di cui sto parlando. Per quanto riguarda la connessione, una volta che è connessa, vedete si è acceso un piccolo LED bianco che sta a indicare appunto il fatto che la cassa è connessa ad una rete. Io tramite app posso andarla ad accendere e gestire, quindi per esempio premendo il tastino qui di accensione, vedete l'icona si illumina e a questo proposito si accenderà il secondo LED, questo qui centrale, ad indicare che la cassa è accesa. All'interno dell'app posso quindi andare a gestire tutto quello che mi interessa riguardo a questa cassa, quindi posso creare una playlist e andarla ad eseguire, oppure accedere ai miei preferiti, so ho inserito magari una serie di radio, in questo caso per esempio c'è Virgin Radio, quindi cliccandola vado a riprodurre lo streaming audio proveniente appunto dai canali radio internet presenti all'interno dell'app. C'è già un bell'elenco e quindi possibile trovare facilmente i servizi di streaming audio provenienti da tutti i paesi, anche per l'Italia ce ne sono molti. E quindi tramite app, insomma, posso accedere a queste funzioni. Torno nella cosa principale della cassa, posso andare a riprodurre anche l'audio presente all'interno del mio telefono. Vedete, sono riportati gli album con le icone e tutto quello che riguarda l'album, quindi ho le varie informazioni, i nomi delle tracce, le durate e così via. E diciamo che tramite questa app è possibile comunque andare a personalizzare anche come riprodurre brani, quindi in modalità casuale, in modalità loop ed avere varie informazioni, nonché personalizzare l'audio, quindi posso andarlo ad alzare o abbassare direttamente qui tramite app ed accedere a una serie di configurazioni, quindi posso andare a personalizzare alti, medi e bassi. Oppure andare a attivare la modalità sleep per farla spegnere automaticamente dopo una serie di minuti, per esempio 30, 60, 90, 120 minuti. Posso poi abilitare la funzione trasmissione Bluetooth che permette di connettere questa cassa ad un'altra fonte Bluetooth, ma che a mio avviso è una funzione poco utile. E in più, sempre nella schermata principale, posso ad accedere ai servizi di streaming audio a pagamento, quindi Napster, Spotify, Juke, che fondamentalmente è poco usato in Italia. Kubuz e così via. Per quanto riguarda questi servizi, almeno nel caso di Spotify, per avere la connessione e quindi la riproduzione audio tramite Wi-Fi, bisogna essere per forza abbonati al servizio premium. Mentre per riprodurre ovviamente gli MP3 presenti sul telefono non serve assolutamente nessun servizio. Posso comunque connetterlo tramite Bluetooth, quindi avere una connessione diretta fra telefono e cassa, e in questo caso non ho problemi a riprodurre anche l'audio proveniente da YouTube, Spotify, eccetera, anche senza avere un abbonamento premium. Qui Netradio ho appunto le radio internet di cui vi ho parlato, e su server posso andare a sfogliare i brani MP3 presenti all'interno del mio telefono per poter appunto riprodurre la musica e usare il mio PC che in questo momento è acceso dentro casa per andare appunto a scegliere i brani che più interessano, quindi una funzione piuttosto carina, ma ripeto, leggermente complessa da configurare. Per quanto riguarda l'audio, l'audio è ovviamente molto pulito ed è un suono piuttosto bilanciato, quindi alti, medi e bassi sono bilanciati. Si ha una buona presenza di bassi, ma senza esagerare, quindi se amate i bassi molto spinti, forse non è il prodotto idoneo a voi. Per quanto riguarda gli alti, invece, sono piuttosto aperti ed è possibile, come vi ho fatto vedere, personalizzare tramite slide la quantità di alti, bassi e medi che vi interessano, così da personalizzare il suono. A mio avviso sarebbe stato piuttosto carino avere anche diciamo, un equalizzatore per fasce di frequenza, ma purtroppo non c'è questa funzione, quindi bisognerà limitarsi a queste piccole impostazioni audio, che comunque consentono di personalizzare piuttosto bene l'audio proveniente da questa cassa.
Bene, penso di avervi detto più o meno tutto quello che si può dire per un prodotto simile, tramite ovviamente una recensione YouTube. Sarebbe il caso ovviamente di sentirla dal vivo, ma vi posso assicurare che comunque l'audio è piuttosto buono, anzi diciamo piuttosto elevato come qualità. E insomma, per il prezzo pagato penso che sia davvero un buon prodotto. Utile e simpatica la funzione per poter usare, se avete due casse simili, le casse come un canale destro e sinistro di uno stereo, quindi è possibile switchare il canale sinistro su una delle due casse e il canale destro sull'altra, così da utilizzare una singola, le due casse come se fossero appunto le due casse di un impianto Wi-Fi. La funzione multicast e quindi multiroom è molto comoda perché appunto è possibile far riprodurre o lo stesso audio da tutte le periferiche della propria casa o anche audio diversi ma gestirli direttamente da un unico telefono, tablet, quello che sia insomma, in maniera piuttosto comoda e immediata. Quindi devo dire un sistema evoluto, idoneo soprattutto se volete creare un impianto wifi domestico, magari con vari punti di ascolto nelle varie stanze, completamente sincronizzati tra loro. Bene, come al solito, se avete dubbi o curiosità potete scrivermi sotto questo video. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like sotto quest'ultimo e se volete potete iscrivervi al vostro canale. Grazie, alla prossima, un saluto da Mariano.